Buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Oggi abbiamo, possiamo dire, un relatore d'eccezione, ma anche dei intervistatori d'eccezione per questo tema. Il professore, già onorevole, insomma, oggi parlamentare europeo, Paolo De Castro, è conosciutissimo come, direi, la più importante autorità in campo agricolo non solo in Italia, e poi abbiamo Giovanni Mantovani, che tutti conoscono, direttore generale della Fiera di Verona, dell'Ente Fiera di Verona, e il professor Diego Begalli, che si occupa specificamente. Collega Diego. Problemi. Ecco, io scompaio immediatamente e non faccio nemmeno la domanda che di solito è la più cattiva che faccio io all'inizio, e do la parola immediatamente a Giovanni Mantovani, che farà la prima domanda al professor De Castro. Grazie. Beh, partirei proprio da questa questione del vino in positivo, visto che oggi è una giornata dove in qualche modo possiamo cominciare a brindare. Mi sembra che dal voto che è stato espresso emerga che quando si fa un buon gioco di squadra si ottengono anche dei buoni risultati. Un emendamento fatto da te, da Dorfman, da Toller, e poi aggregando tutta la maggioranza cosiddetta Ursula ha portato a un risultato estremamente confortante, confortevole, facendo questa distinzione fra nocività e moderazione nel consumo del vino, e quindi reinserendo il vino nei fattori positivi della dieta, diciamo così, europea, mediterranea. È così e potrebbe essere così in tante partite. Grazie Giovanni, sì, esattamente così, ed oggi è proprio una buona giornata perché abbiamo appena visto i risultati del voto sui emendamenti che avevamo proposto al rapporto sulla lotta contro il cancro, un rapporto che, è bene dirlo con chiarezza, noi appoggiamo, sosteniamo. La lotta contro il cancro è una delle battaglie più difficili, ma assolutamente necessarie, che l'Europa deve dare, e deve farlo insieme a un rafforzamento dei sistemi sanitari nazionali. All'interno di questo piano europeo contro il cancro è entrato alcuni concetti che noi chiameremmo un po', come dire, estremisti, talebani, cioè il non distinguere l'uso dall'abuso, non distinguere quello che è sacrosanto, cioè la lotta all'eccesso di consumo di alcol, la lotta all'abuso di alcol, rispetto al consumo moderato, consapevole, che invece in una persona adulta che ha una dieta ispirata alla dieta mediterranea non solo non fa male, ma addirittura molti cardiologi sostengono che faccia bene alle malattie cardiovascolari. Quindi abbiamo chiarito questo aspetto, e in modo particolare un altro delicato punto della relazione che ci preoccupava era il tema dei warning sanitari, dell'etichettatura sanitaria, dove addirittura si spingevano a ritenere utile l'utilizzo di indicazioni tipo sigaretta, nuoce gravemente alla salute, cose del genere. Quindi tutto questo è stato ripulito, noi abbiamo inserito un principio di corretta informazione al consumatore, naturalmente in modo particolare per quello che saranno le campagne per i giovani, eccetera, e però abbiamo restituito al settore vitivinicolo in generale, ma sapete che il settore dell'alcol comprende anche la birra, superalcolici, quindi un settore molto vasto, abbiamo restituito un principio di equilibrio, di scientifico, diciamo, di consumo consapevole e responsabile. È passato con grandissima maggioranza l'emendamento che avevamo preparato col collega Dorfman e Irene Tolleré del gruppo di Renew Europe, nonché presidente dell'intergruppo Vino al Parlamento Europeo. Abbiamo avuto più di 150 colleghi che avevano sostenuto questi quattro emendamenti correttivi, e ci ha fatto molto piacere poco fa, direi tre ore fa, vedere che la maggioranza dell'Aula, una larga maggioranza, anche 100-150 voti di scarto in alcuni di questi quattro emendamenti, hanno dato il loro ok. Per cui ci apprestiamo tra pochi minuti al voto conclusivo della relazione, e direi che a questo punto, ripulita di queste problematiche, la relazione può essere votata con soddisfazione. Professor Begalli,
Eccomi qua, carissimo. Ciao. Caro collega, si esprima. No, niente, siccome abbiamo anche così una, un ampio pubblico di studenti che ci ascoltano, no, e quindi sensibili anche alle tematiche un po' generali di impatto dell'agricoltura e dell'alimentazione in senso lato, un po' sulle nuove sfide, diciamo, che ci si appresta ad affrontare, ecco, volevo così chiederti cortesemente se, per esempio, rispetto al tema della sicurezza alimentare e della corretta alimentazione, anche perché abbiamo oltre 800 milioni, no, di persone malnutrite, però ne abbiamo poi 2 miliardi in sovrappeso, 2 miliardi invece un po' in carenza alimentare. Ecco, rispetto a questi temi, e quindi il tema della da un lato della sostenibilità, ma dall'altro di necessario aumento della produttività per queste sfide a livello internazionale. Ecco, come si pone l'Unione Europea e quindi come riesce a far combaciare anche con la nuova PAC, se vogliamo, il tema del sostegno dei redditi, della produttività da un lato, con quello della sostenibilità ambientale e del fronteggiamento ai cambiamenti del clima dall'altro. Penso che chi ci ascolta sia molto interessato a sentire la tua opinione. Ecco, grazie. Grazie a te, Diego. Naturalmente sono temi questi che sollevi di una dimensione molto vasta, che richiederebbero degli approfondimenti forse un pochino più con più tempo a disposizione. Io quello che posso dirti relativamente agli scenari che tu descrivevi, cioè questo scenario di carenza di offerta, perché noi spesso parliamo di abbondanza, ma non ci rendiamo conto che il trend di crescita della domanda alimentare mondiale supera ormai da diversi anni il trend di crescita dell'offerta mondiale. E questo provoca degli squilibri a livello internazionale, dove è sufficiente un qualche perturbazione per avere immediatamente degli andamenti con i prezzi, come stiamo registrando tra l'altro proprio in questi mesi, che vanno a vedere aumenti significativi dei prezzi delle materie prime, in particolare delle commodity agricole. Questo è da tenere sempre presente, perché altrimenti la dimensione ecologica sacrosanta, quella che noi chiamiamo ormai la transizione ecologica, che è un aspetto in cui l'Europa col Green Deal e col Farm to Fork ha messo al centro della sua azione, finisce per non tenere conto anche di questa dimensione della sicurezza alimentare, che però è altrettanto rilevante. Voglio ricordare, lo facemmo alcuni anni fa con una piccola monografia scritta con alcuni colleghi dell'Università di Bologna, in cui calcolammo se la Cina dovesse arrivare, solo la Cina, dovesse arrivare ai consumi alimentari dell'Occidente, cioè ai consumi alimentari pro capite europei, ci vorrebbero circa 2 pianeti. Quindi è evidente che c'è un problema enorme di risorse naturali disponibili, in particolare terra e acqua, che non se ne ha a sufficienza, e quindi molto delle risposte a queste grandi sfide future è legato proprio a quell'innovazione, alla ricerca, che è l'unica speranza che si possa dare risposte ad una domanda che continua a crescere. Perché noi possiamo anche fare gli sforzi per ridurre, e non è il mio parere, no? Però qualcuno lo dice in Europa, ridurre i consumi di carne, no? Però noi siamo a 108 kg pro capite, mettendo tutte le specie assieme, e la Cina sta sotto 50 kg pro capite. È legittimo pensare che la Cina aumenterà di un 20-30%, e quindi evidentemente assorbe, perché sono tanti miliardi, 1 miliardo e 300 milioni, la quantità di risorse naturali per poterle produrre. Quindi il tema è molto complesso. È molto complesso, e da qui scaturiscono poi a cascata una serie di riflessioni su
il fenomeno del land grabbing, della corsa alla terra, cioè di queste diciamo grandi aziende statali, a volte private, che vanno a caccia vera e propria di terreni in giro per il mondo per approvvigionarsi delle risorse naturali per le future, per la soddisfazione delle future domande. Quindi il problema è molto molto largo e molto serio. Chiaramente non è affrontato questo tema dalla politica agricola comune, che si tratta di una politica agricola che riguarda gli agricoltori europei, punto. E sugli agricoltori europei abbiamo un trattato di Roma che non abbiamo cambiato, per cui gli obiettivi della PAC sono quelli della tenuta del reddito, del sostegno al reddito degli agricoltori e alla produzione di beni primari sani, di qualità, a prezzi diciamo compatibili con la nostra società. Ecco, questi obiettivi noi li abbiamo perseguiti in questi 60 anni, colgo l'occasione per ricordare che il 1° di marzo a Verona inaugureremo la Fiera Agricola proprio con il summit sui 60 anni della PAC. 60 anni di PAC che hanno visto in tutti questi decenni tanti cambiamenti, adattamenti della politica agricola. Si è passati da una fase iniziale di carenza di produzione e quindi grande spinta all'aumento della produzione con la politica dei prezzi, si è arrivati poi a un eccesso, tra virgolette, di successo di questa politica, arrivando alle eccedenze di produzione, quindi si è arrivati con politiche di contenimento della produzione, poi è cresciuta questa sensibilità ambientale, questa sensibilità sui cambiamenti climatici, ed ecco che siamo arrivati alla PAC attuale con un robusto diciamo impegno dal punto di vista delle pratiche sostenibili, ambientalmente compatibili, e che vedono l'agricoltore sempre più oggetto di aiuto nella misura in cui risponde ad un obiettivo della società che riguarda il clima, che riguarda l'ambiente, che riguarda l'inquinamento, che riguarda il benessere degli animali, che riguarda la salute. Ecco perché oggi la PAC che abbiamo approvato, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, è una PAC ancora importante, robusta dal punto di vista finanziario, ma che sposta l'angolo molto di più sulle condizionalità ambientali e condizionalità sociali, che abbiamo tra l'altro inserito, la novità di questa nuova PAC, il legame con il rispetto delle regole sul lavoro. Naturalmente tutto questo deve essere compatibile con la competitività delle imprese, perché se poi le imprese chiudono, falliscono, non riescono a stare dietro, la transizione ecologica si trasforma in un aumento delle importazioni. Non credo che i decisori europei, noi come Parlamento sicuramente no, come Commissione Agricoltura, possiamo accettare che il Green Deal, la transizione ecologica, si trasformi in un aumento delle importazioni, perché qui perderemmo tutti, perderebbero i consumatori, che avremmo delle disponibilità di prodotti che non rispettano le stesse regole che rispettano i nostri, quindi sicuramente meno qualitativamente all'altezza, e contemporaneamente avremmo anche una sensibile riduzione della produzione europea, con effetti sul tessuto produttivo che certamente non favorirebbero quella sicurezza alimentare che oggi noi tutti abbiamo. Quindi l'equilibrio, la difficoltà sta nel trovare il giusto equilibrio tra la dimensione ambientale, la dimensione economica e la dimensione sociale. Io credo che questa riforma della PAC, questo equilibrio l'abbia raggiunto, poi chiaramente ci sono sempre quelli che sono a favore, quelli che sono contrari, ma questo fa parte del gioco, però credo che almeno fino al 2027 abbiamo un orizzonte certo di aiuti, di sostegni e una serie di strumentazioni importanti per dare più forza agli agricoltori, alle forme organizzate di agricoltura, ai consorsi, alle associazioni, proprio perché il mercato agricolo alimentare oggi si affronta più insieme che da soli. Quindi è importante che l'Europa investa su una dimensione organizzativa e non solo produttiva. E credo che queste novità ci sono in questa PAC, quindi ci saranno ovviamente alcuni anni di adattamento. Vedremo questi piani strategici che sono stati predisposti dagli Stati membri. L'Italia è in fase di negoziato per applicare, per vedere se l'Europa ce lo approva, la Commissione ci autorizza, e poi inizierà l'applicazione dal 1° gennaio dell'anno prossimo. Mi fermo qui, Diego. Grazie, grazie Paolo. Sì, ci hai citato molto bene. Fiera Agricola aprirà il 2 marzo, dal 2 al 5 marzo, 115esima Fiera Agricola, e devo dire grazie anche a un importante contributo di idee del professor De Castro, dell'onorevole De Castro, abbiamo immaginato il 1° marzo di
fare questo summit internazionale che farà, sarà un po' una celebrazione dei 60 anni della PAC. Una PAC che è stata, come dicevi poc'anzi, proprio approvata sul finire del 2021 e che entrerà in vigore dall'inizio dell'anno prossimo. A Fiera Agricola verranno migliaia di aziende agricole, come noi amiamo dire spiegando Fiera Agricola. Tre consigli sintetici per le aziende agricole italiane di fronte a questa nuova PAC. Grazie Giovanni. Ma la PAC consta di tre atti legislativi il cui complessivo numero di pagine supera le 400, per cui evidentemente ci sono tante novità. Però diciamo alcuni elementi sintetici si possono qui sottolineare. Innanzitutto, come dicevo prima, la dimensione ambientale. Si è creato questo capitolo all'interno degli aiuti diretti che si chiama ecoschema. Questi ecoschemi che sono degli schemi di carattere agroambientale, cioè di misure che ciascun Stato membro confeziona sulla base delle caratteristiche dei propri territori e dà l'opportunità agli agricoltori di seguire questi ecoschemi che gli danno diritto di andare a recuperare quel 25% degli aiuti diretti proprio legati a questi ecoschemi. Quindi non sono obbligatori per gli agricoltori, però se lo fanno recuperano il 25%. E quindi il governo italiano ha preparati diversi di questi due schemi sull'agricoltura biologica, sulle pratiche sostenibili, su vari, diciamo, asset, che è la zootecnia, per venire incontro a quegli obiettivi che Farm to Fork e Green Deal, seppur a livello di strategia, non di atti legislativi, hanno messo in campo. Quindi stiamo parlando di riduzione di CO2, stiamo parlando di riduzione dei prodotti chimici in agricoltura, stiamo parlando di un'agricoltura di precisione che può ancora una volta limitare l'uso delle sostanze chimiche per raggiungere maggiore efficienza nell'utilizzo e così via. Quindi una serie di ecoschemi che promuovono il benessere animale, promuovono l'attenzione nei confronti dei cambiamenti climatici, quindi l'attenzione sull'uso delle risorse, il risparmio d'acqua, eccetera. Poi c'è la dimensione economica che è ricchissima, ricchissima, se ne parla poco, più la parte ambientale che occupa l'attenzione spesso dei media e in particolare dei media, diciamo, più di settore. In realtà la dimensione economica è veramente ricca, quella che all'interno del regolamento cosiddetto dell'OCM, delle organizzazioni comuni di mercato dell'agricoltura. Lì dentro c'è tantissime novità, divise settore per settore. Penso al settore vitivinicolo che evidentemente è caro a Verona e alla Fiera Agricola. Ci sono novità molto importanti. Le associazioni vitivinicole hanno sintetizzato solo per il vino una trentina di pagine di novità che riguardano più o meno dall'etichettatura delle calorie alla possibilità di gestire l'offerta per i consorzi di tutela, agli strumenti per la gestione dei diritti di impianto, agli strumenti per favorire l'ammodernamento della vigna. Quindi ci sono tantissime novità, ma questo riguarda poi anche l'ortofrutta, riguarda anche gli altri settori dell'agricoltura. Si è creato poi un importante pacchetto di misure sulla gestione del rischio, una cosa molto richiesta dall'Italia, molto sentita dall'Italia, perché noi abbiamo insieme alla Spagna il primato degli strumenti sia mutualistici sia assicurativi importanti per tutelare il reddito degli agricoltori di fronte a calamità e a calamità anche catastrofali. E noi abbiamo dato la possibilità agli Stati membri di creare un fondo attraverso il recupero di un 3% degli aiuti diretti, quindi in Italia significa parecchie risorse, più di 100 milioni di euro l'anno, per aiutare gli agricoltori ad aderire ai programmi assicurativi, perché uno dei problemi che notoriamente hanno i consorzi di difesa è quello che ci sono sempre meno agricoltori che si assicurano. Meno agricoltori che si assicurano significa premi più alti. Premi più alti significa, ancora una volta, meno agricoltori che si assicurano. Quindi dobbiamo invertire questo circuito vizioso e grazie all'aiuto europeo farlo diventare invece un circuito virtuoso in cui ci può essere possiamo arrivare, diciamo, a una larga partecipazione degli agricoltori agli strumenti di assicurazione, multirischio, eccetera.
Poi abbiamo creato un fondo rischi importante, 450 milioni di euro l'anno, che la Commissione gestisce per i grandi problemi che possono avvenire. Adesso sulla crisi per la suinicoltura, per esempio, si sta pensando di utilizzarli, anche se però ancora non è giuridicamente pronto questo fondo, perché scatta dal 1 gennaio 2023. E così via. Ecco, tanti strumenti economici, gestione del rischio, strumenti di organizzazione dell'offerta, strumenti per rafforzare le imprese. Quindi la PAC consta di una dimensione ambientale, di una dimensione economica molto importante. E poi c'è la dimensione sociale, che è tutta da costruire in realtà ancora, per il momento è solo stato annunciato. Il ministro Padoanelli l'ha fatto con i sindacati dei lavoratori non molto tempo fa, dicendo che vorrebbe anticipare dal 1 gennaio 2023 l'entrata in vigore, perché la riforma dice dal 2025, per poter legare gli aiuti al rispetto delle regole del lavoro. Una cosa potrebbe apparire normale, cioè è ovvio che devi rispettare le regole sul lavoro, la sicurezza, eccetera. E invece così ovvio non è, perché ci sono molte aziende che non rispettano queste regole, ma prendono i premi PAC. Quindi oggi avremo un incentivo aggiuntivo che potrà servire per evitare quella distorsione di concorrenza che a volte esiste in agricoltura tra chi le regole le rispetta, la stragrande maggioranza, e qualcuno che non le rispetta. Quindi una PAC molto articolata, dimensione ambientale, economica, sociale, una PAC che vedrà, tra l'altro, per la prima volta da noi, negli altri paesi che avevano già fatto, un'accelerazione sulla convergenza degli aiuti, cioè quella famosa spalmatura degli aiuti che dovevamo fare nel 2003 con il disaccoppiamento, ma che l'Italia non aveva mai fatto. Questo comporterà anche dei problemi in alcune zone, perché dove percepivano molti aiuti a ettaro si vedranno calare gli aiuti, mentre chi percepiva pochi aiuti a ettaro si vedrà aumentare questi aiuti. Questo perché alla fine del percorso, fino al 2027, tutti gli agricoltori devono arrivare almeno all'85% della media nazionale dell'aiuto a ettaro. E quindi è un principio di equità, ma soprattutto è un'applicazione di una decisione che noi facemmo nel 2003, perché col disaccoppiamento gli aiuti non si danno più sulla base di ciò che l'agricoltore fa, ma si danno sulla base di ciò che l'agricoltore, sulle pratiche agricole che gli agricoltori mettono in atto. Si è condizionato ai comportamenti l'aiuto, non è condizionato alla produzione, non c'è più l'accoppiamento alla produzione, c'è l'accoppiamento alle buone pratiche agricole. Quindi tante novità e naturalmente adesso poi i piani strategici non è che sono scolpiti nella pietra, quindi se non funzioneranno si potranno adeguare, cioè non è che adesso già tutti preoccupati, già chissà che succede. Vabbè, se non funziona il primo gennaio 2023, nel primo gennaio 2024 l'Italia potrà cambiarlo. E se è stato fatto dell'errore si potrà aggiustare. Quindi anche qui è un cambiamento, ma è un cambiamento che sarà gestito. Faccio un'altra domanda veloce. La citavi anche prima nella risposta che hai dato prima, un po' anche adesso quando illustravi brevemente i punti salienti della PAC, no? Quindi il tema dell'innovazione, no? Il tema dell'innovazione a cui ovviamente si collega la capacità di fronteggiare questi scenari futuri, no? Hai citato giustamente l'agricoltura di precisione, tutto ovviamente che si porta dietro il digital e quant'altro. Ecco, sulle innovazioni invece, quelle adesso tanto per capirci chiamo un po' più spinte, no? Quindi opzioni di vertical farm che risparmiano la terra, ci sono anche alcune opzioni di, si stanno facendo strada addirittura di coltivazioni senza terra, oppure il tema dell'uso della, questo è un tema storico oserei dire, della genetica per raggiungere la compatibilità ambientale, in tal senso anche da un certo punto di vista, che però rischia da sotto certi profili di andare a cozzare poi con il bio e quant'altro. Ecco, qual è la tua opinione, insomma, ecco, come la vedi? Ecco. No, beh, non vedrei dei problemi di sovrapposizione. L'innovazione tutta
va perseguita, va spinta, va utilizzata, anche perché è dall'innovazione che potranno arrivare le risposte anche a questi grandi temi di carattere ambientale. Facciamo un esempio concreto, tu citavi le TEA, le tecniche di evoluzione assistita, cioè queste tecniche di miglioramento genetico non OGM, ma che possono mettere in campo nuove varietà resistenti alle malattie. Beh, se noi vogliamo ridurre la chimica, bisogna che diamo alternative concrete agli agricoltori. Non è che la chimica la possiamo ridurre per decreto. Ci vogliono delle alternative. La messa a punto di varietà, queste tecniche genetiche, che ripeto, non sono OGM, siamo nel campo della mutagenesi, non della transgenesi. Quindi non stiamo spostando, non stiamo creando qualcosa che la natura non può fare, mettendo geni di specie diverse in altre specie. Quelli sono gli OGM che tra l'altro l'Europa ha largamente, compreso l'Italia, 17 paesi, vietata la coltivazione. Noi stiamo parlando di queste nuove tecniche che sono all'avanguardia. Qui l'Europa è in ritardo. Noi abbiamo più volte chiesto alla commissaria Kyriakides di metterci sul tavolo un atto legislativo che chiarisca in modo netto e inequivocabile i due percorsi della transgenesi con la mutagenesi. Cioè non possiamo pensare che tutte queste tecniche siano tutte uguali, perché gli OGM creano qualcosa che non c'è in natura. Queste tecniche invece introducono dei caratteri attraverso la più tradizionale miglioramento genetico, solo che grazie alla conoscenza del genoma lo si può fare in modo molto più rapido e molto più efficiente. Questo abbiamo campi straordinari proprio in viticoltura e siamo leader anche in Italia, le nostre università e anche i centri come il centro di Rauscedo, noi produciamo già, siamo già in grado di produrre barbatelle di vite resistenti a peronospora e oidio senza l'uso della chimica. Pensate quanti milioni di tonnellate di prodotti chimici in meno. Però abbiamo bisogno di un'autorizzazione europea che distingua queste tecniche dalle tecniche OGM, che non hanno, ripeto, nulla a che fare. Così come altre innovazioni sono fondamentali, ovviamente per l'innovazione occorrono investimenti, risorse, occorre anche il tempo, quello che noi diciamo spesso qui a Strasburgo, a Franz Timmermans, alla Commissione, la transizione ecologica occorre tempo, perché se noi la facciamo troppo in fretta rischiamo di provocare quello che dicevamo all'inizio, cioè un aumento delle importazioni e un abbassamento della qualità dei prodotti che arrivano ai nostri consumatori. Questo credo che noi non ce lo possiamo permettere. Ecco perché è importante sempre avere una visione globale, perché, e questo lo invito davvero a tutti i ragazzi che ci stanno seguendo, una visione globale è fondamentale. Per esempio, non dimentichiamoci mai che in campo ambientale, come quota di CO2 immessa nell'atmosfera, l'Europa pesa a livello mondiale l'8%. Quindi c'è un altro 92% di CO2 fatta da le emissioni in Cina, in India, in Indonesia, in America del Nord, in America del Sud, che sono enormemente maggiori di quelle europee. Cioè noi siamo già all'avanguardia. Questo non vuol dire che non dobbiamo fare niente, però dobbiamo anche capire che se quell'attenzione che noi oggi mettiamo sulla transizione ecologica in Europa potessimo aiutare gli amici cinesi a ridurre le loro emissioni, otterremmo un enorme beneficio ambientale in più. E quindi bisogna stare attenti, alle volte si semplifica troppo, creando anche facendo anche delle scelte sbagliate, come abbiamo fatto per esempio sull'energia, penso a quello che è la scelta fatta dalla Germania sulle centrali nucleari. Qui non si tratta di fare nuove, finché non avremo risolto il tema delle scorie, sicuramente le centrali nucleari nuove non ce ne saranno in Europa a breve, però quelli ce l'avevano già, le hanno chiuse. E cosa succede? Che adesso devono sostituire l'energia prodotta da quelle centrali che sono state chiuse con del gas, che sicuramente dal punto di vista delle emissioni, gas, carbone o petrolio, hanno più emissioni di quanto non ne avrebbero prodotte le centrali che già avevano. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni quando tocchiamo questi temi che bisogna stare molto, molto attenti. Detto ciò, la sfida c'è e l'agricoltura deve fare la sua parte, farà la sua parte. Grazie. Il tema dell'energia è un tema di grande attualità, perché credo che tutti oggi respiriamo questo andamento incredibile dei costi dell'energia in costante ascesa.
Mi pare che energia elettrica segni un 220% di crescita rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gas naturale che abbiamo pur citato fa più 327%, il petrolio danza intorno a un più 50%. Cosa può fare l'agricoltura per contribuire alla risoluzione, alla produzione in realtà di energia, energia rinnovabile? E c'è una strategia dell'Europa in questa direzione? Ma Giovanni, è chiaro che il tema è enorme, che qui ci vorrebbero... Ci vorrebbe tutto il summit. Davide Tabarelli ci vorrebbe, il mio amico responsabile di Nomisma Energia, che di queste cose parla tutti i giorni. No, il tema è certamente un tema di efficienza. Lo abbiamo dimostrato con i vaccini. Faccio un esempio che non c'entra niente con l'energia. Se l'Europa decidesse di avere un'unica strategia europea di approvvigionamento, avremmo degli enormi benefici con riduzione di costi per tutti i paesi. Però non è facile, ancora questa politica europea dell'energia non esiste. Ogni paese fa i suoi calcoli, fa le sue strategie. E per cui noi abbiamo bisogno di aumentare il tasso di responsabilità europea sulle scelte dell'energia. Questo in materia di approvvigionamento del gas, per esempio, è fondamentale. Così come anche in altri campi. Cosa può fare l'agricoltura? Beh, l'agricoltura può fare, ha già fatto e sta facendo. Per esempio, penso a tutte le centrali a biomasse, e penso alle coperture di tutti i tetti, opifici, stalle, con i pannelli solari. Quindi io penso che in campo di energie rinnovabili l'agricoltura può fare molto, però teniamo sempre conto che la domanda rispetto a questa produzione è ancora molto, molto, molto ampia. Quindi non pensiamo di poter risolvere tutto e subito con le energie rinnovabili, perché questa è un'utopia, ce lo spiega molto bene il ministro Cingolani tutti i giorni. Cioè, bisogna farlo, e l'Italia è all'avanguardia, siamo dei paesi che ha maggiormente investito nelle rinnovabili, parchi eolici, stiamo facendo tante cose, però ricordiamoci sempre che abbiamo una importante domanda di energia che non può essere immediatamente soddisfatta dalle energie rinnovabili. Quindi abbiamo bisogno anche di avere un periodo, anche qui, di transizione che possa aiutare l'Europa ad arrivare sempre maggiori quote. Se poi dovessimo, come sembra sia successo qualche giorno fa, questa fusione che le università europee, anche se l'hanno fatta nel Regno Unito, però è un risultato fatto da tutte le università d'Europa, sono riuscite a provocare, diciamo, questa fissazione dell'azoto, una sorta di centrale nucleare senza effetti negativi sulle scorie, senza produrre scorie. Se fosse vero, abbiamo l'uovo di Colombo. Però, diciamo, adesso l'energia è un tema enorme. Bisognerebbe ripulire il campo a volte da visioni fondamentalistiche e talebane. Pensate quanto hanno sparato contro la TAP, no? Diciamo, la rete che unisce l'Azerbaigian con l'Italia nella fornitura di gas. Oggi gli stessi amici, colleghi che criticavano la TAP, i movimenti no TAP, il Salento era pieno di manifesti no TAP, adesso questi stessi dicono però forse bisognerebbe raddoppiarlo, perché così riduciamo la dipendenza col gas russo. Ma fino a ieri volevano bloccare tutto. Cioè, oggi purtroppo i media, i social media, rendono le discussioni molto più complicate e difficili. Quindi occorre molta professionalità, competenza, cercare di guardare bene tutti gli aspetti. L'Europa può darci una mano importante, però innanzitutto bisogna che lo vogliamo. Perché non possiamo utilizzare l'Europa solo per scaricare le inefficienze che noi abbiamo nel nostro paese. L'Europa, ricordiamolo sempre, finiamolo così, l'Europa siamo noi. Non è che c'è un'Europa controparte, c'è qualcuno. Quando l'Europa prende una decisione, la prende perché o il Parlamento, o il Consiglio, o la Commissione ha votato in quella direzione. L'Italia c'è. Quindi è un po', diciamo, anche di cultura europea che dobbiamo fare, e ne approfitto per i ragazzi che ci ascoltano. È molto importante questo, capire che se l'Europa va in una direzione o nell'altra dipende da noi,
non che ci sta qualcuno che decide dall'alto. Siamo noi che costruiamo assieme ai colleghi le maggioranze perché l'Europa vada in una direzione o nell'altra. Grazie, vado al voto con la beca, se mi consentite. Un'ultima domanda, Paolo, poi ti lasciamo. Dopo questa votazione, poi mi pare che domani ne abbiate, no, abbiate un altro tema importante sul vino, no? Quindi il tema delle indicazioni e quindi il prosecco nella fattispecie, ecco, come... No, non c'è, finisce non è con questa la commissione. Quello di cui stai parlando è un'interrogazione, c'è un ordine del giorno, vale come una chiacchiera al bar, diciamo. Tra l'altro ho capito. Il Parlamento è chiuso, è un'operazione meramente mediatica. La commissione si è già espressa, noi abbiamo, come sai, Italia ha presentato opposizione alla richiesta croata e adesso siamo in attesa che la commissione risponda all'opposizione italiana. Okay. E la commissione si prenderà tutto il tempo per farlo. Quindi domani non succede nulla. Domani c'è un'interrogazione di alcuni colleghi che sollevano il tema, tra l'altro giovedì pomeriggio a Parlamento chiuso. Quindi penso che in aula ci saranno dalle 4 alle 5 persone. Quindi non cambia... Quindi è un allarme inutile, diciamo. No, non c'è nessun né allarme né beneficio. È un modo per fare un base di prosecco. È uno spritz a base di prosecco domani, sì. Okay. È un modo per fare un comunicato stampa. Allora, io ringrazio tanto il professor De Castro che purtroppo deve andare e quindi lo salutiamo e lo ringraziamo tantissimo. Tanto l'avremo presto qui a Verona nuovamente. E appunto ci terrà aggiornati, quindi grazie molte al professor De Castro, però noi continuiamo perché io approfitto del fatto che ho qua i nostri super esperti e quindi completiamo quelle informazioni che appunto noi ci aspettiamo di poter fornire con Europa e così intanto incomincerei. Grazie professore, grazie a voi e incomincerei. Ciao Diego, ciao Giovanni. Cali ha così, se brevemente, sinteticamente, vuole offrire agli studenti alcuni punti fondamentali di quella che è la politica agricola europea, non solo diciamo nella sua evoluzione, ma soprattutto nei punti critici che noi speriamo sempre di poter migliorare. Allora, sì, per quello che possiamo fare nei pochi minuti che ci restano, questa è una domanda che come diceva il collega De Castro, ci chiama in causa gli ultimi 60 anni. No, ecco. Quindi, allora, la politica agricola comunitaria nasce a seguito, come vi è già stato detto, del... Trattato di Roma del 57, no, è la prima politica dell'Unione Europea, della Comunità Europea all'epoca che viene implementata e parte ovviamente per risolvere i problemi che l'Europa aveva no, immediatamente a valle del secondo conflitto mondiale. No? Quindi c'è un tema, come citava anche De Castro prima, c'è un tema di autoapprovvigionamento, quindi il problema a quell'epoca era che la popolazione non aveva un sufficiente approvvigionamento alimentare e quindi andava soddisfatto a prezzi ragionevoli, perché proprio si usa esattamente questo termine, quindi accessibile alle capacità di spesa di quell'epoca, e ovviamente a questo si correlava un altro obiettivo importante di aumento della produttività agricola e di garantire redditi soddisfacenti agli imprenditori agricoli. Ovviamente questi sono temi, come avete sentito prima, ancora oggi sul piatto, anche se sono cambiate le condizioni, no? Quindi, come si discuteva prima, siamo di fronte a una situazione che a livello mondiale, no, vede la domanda
di fatto eccedente rispetto all'offerta, ma dove all'interno invece della comunità europea abbiamo vissuto dei lunghi periodi di eccedenza invece dell'offerta rispetto alla domanda, e ovviamente i meccanismi di protezione del mercato europeo dalle importazioni dei paesi terzi e dall'altro il sostegno per le esportazioni dei prodotti europei verso i paesi terzi ha portato a un appesantimento del bilancio dell'Unione Europea, che poi successivamente in più riprese è dovuta intervenire invece con azioni di contenimento dell'offerta per dall'altro lato garantire redditi soddisfacenti agli imprenditori agricoli. Questo era un po' il cuore anche della domanda che io ho fatto prima, cioè quindi alla luce di questo, no? Alla luce di questi periodi che invece hanno visto l'affermarsi di misure di contingentamento e di controllo della produzione, a fronte invece di un contesto mondiale dove certamente l'Unione Europea gioca un ruolo importante, invece lo diceva anche l'onorevole prima, di crescita della domanda a tassi superiori rispetto all'offerta e quindi dei problemi enormi di sicurezza alimentare, è evidente che vanno raggiunti degli equilibri, e in questa nuova PAC che adesso andrà a coprire il periodo 23-27, diceva il collega prima, vengono un po', no, un po' affrontate queste dimensioni, ma però qui il tema si sposta sulla gestione delle complessità, a mio parere, nel senso che questo dimostra che non è più pensabile poi, no, operare con politiche che guardano solo al nostro interno senza invece interagire quantomeno con i grandi macro sistemi internazionali con i quali siamo fortemente interconnesso, e mi pare che la pandemia ancora in atto ne sia una evidente dimostrazione. Ecco, spero che in pochi minuti. Bene, no, grazie moltissimo. Allora, invece, adesso la domandina per il direttore Mantovani ovviamente va sulle fiere. E siccome anche qui parliamo di Europa, è proprio molto sintetica la domanda. Ormai a tutti i livelli. Non solo nell'agricoltura, si parla di globalizzazione, si parla di competizione internazionale. Come fare a far diventare la Fiera di Verona veramente una fiera, un soggetto nel campo fieristico in grado di competere in Europa? Che cosa è stato fatto e che cosa bisogna fare con urgenza? È una bella domanda. Bella domanda. Che per agganciarci al tema di stamattina, che intanto l'Europa è stata per noi un driver molto importante in questi anni, perché lo citava prima anche il professor De Castro, l'OCM, queste organizzazioni comuni di mercato che prevedono il sostegno alla promozione di prodotti agroalimentari dell'Europa, ha reso possibile un sostegno importante per le produzioni che sono più caratteristiche del nostro paese, dei paesi mediterranei, e in questo programma anche Verona Fiere ha giocato un ruolo da protagonista. E darei solo un dato: se l'agroalimentare italiano sta traguardando i 50 miliardi di export nel suo complesso a livello globale, vuol dire che Verona Fiere, che gioca principalmente il suo ruolo proprio sull'agroalimentare, ha giocato una partita davvero importante. E certo, sono proprio di ritorno da Parigi, dove si è svolto, per parlare di un tema che poi a Verona è sempre carissimo, molto caro, che è quello del vino. A Parigi c'è in corso in questi giorni la nuova manifestazione che mette insieme, diciamo, per la prima volta, in realtà era partita prima dell'epoca della pandemia questa operazione, poi non ha mai potuto
esplicitarsi, ma per la prima volta, quindi in maniera, come dire, reale, si è svolta una manifestazione a Parigi che mette insieme la grande tradizione di due manifestazioni francesi, come erano e sono Vinexpo, che si svolgeva a Bordeaux, quindi nel cuore della produzione agrovinicola francese, e d'altra parte a Vinsud, che guardava alla produzione più nel sud-est della Francia. Questo, come dire, questa concentrazione a Parigi certamente, e i risultati anche di questa manifestazione fatta a metà febbraio, perché siamo a metà febbraio e siamo forse appena usciti dalla fase più critica della pandemia a livello internazionale, si sono riaperti da pochissimi giorni i rapporti in Europa, le connessioni con gli Stati Uniti, se guardo al risultato ci dà, come dire, anche la misura che della grande attrattività che un polo promozionale come quello di Parigi può offrire a livello internazionale. E quindi arriviamo a un tema che è molto concreto, che è quello che Verona Fiere non gioca più dentro una concorrenza solo, diciamo così, nazionale, ma gioca, come diceva il professor Noto, in una concorrenza globale e internazionale. Cosa abbiamo fatto in questi anni rispetto a questa concorrenza? Intanto abbiamo rafforzato la nostra presenza sui principali mercati internazionali. È di poco prima della pandemia, del 2018, la costituzione con un partner locale di una società che ha esattamente lo scopo di promuovere l'agroalimentare italiano sul mercato cinese, e che vedrà la realizzazione della prima manifestazione, ahimè anch'essa più volte rimandata a causa della pandemia, a maggio prossimo, e che si colloca già la prima edizione come una delle manifestazioni dedicate al settore vino più importanti sul mercato cinese, in quella che si chiama Mainland China, e che ha scelto come base Shenzhen non a caso, perché tutti voi, se aprite una carta geografica e guardate cosa rappresenta Shenzhen da un punto di vista dei progetti di sviluppo di quel paese, ci rendiamo conto che siamo al centro della Great Bay Area, quindi questa area che comprende Shenzhen, Canton, Hong Kong, un'area che avrà 80-100 milioni di abitanti in una prospettiva molto rapida, con una connessione sia ferroviaria che aeroportuale estremamente sofisticata e con grande proposta di connessioni, e che quindi diventerà un'area strategica per lo sviluppo della Cina, anche perché è un'area molto vocata all'innovazione, è la base dove hanno sede le più grandi società che fanno innovazione in termini di tecnologie informatiche, di sviluppo internet, eccetera, eccetera, quindi di web e quant'altro, e quindi è una città che ha una sua vivacità e una sua attenzione ai trend di per sé molto molto forte. Dall'altra parte abbiamo direi sviluppato molto bene la nostra presenza su alcuni mercati internazionali attraverso l'acquisizione della società Bella Vita, che abbiamo fatto insieme alla Fiera di Parma. Bella Vita, attraverso parecchie edizioni di questa manifestazione che si svolge proprio con il marchio Bella Vita, è presente, beh, prima di tutto sul mercato che, ahimè, qualche anno fa era un mercato europeo, e oggi è un mercato di là del confine europeo, che è la Gran Bretagna. Quindi avere una manifestazione a Londra nei prossimi mesi ed anni sarà una di grande utilità per la promozione dell'agroalimentare del nostro paese. E c'è anche poi una partnership con la
con la Spagna, c'è un focus particolare sulla pasta e la pizza, quindi è un prodotto che ha una sua, è un suo grande interesse per le nostre produzioni e per il nostra, la nostra promozione. Eravamo pronti a un'operazione sul mercato americano, che tutti noi sappiamo quanto vale in termini di mercato per il nostro agroalimentare. La pandemia ci ha un po' frenato, ma credo che nei prossimi mesi riusciremo a, come dire, a consolidare anche un'operazione su quel mercato così importante e così strategico. Questo ha fatto Verona Fiere. Oggi siamo di fronte alla necessità probabilmente di fare un salto un po' più grande, quindi guardare ad alleanze sia nazionali sia internazionali. Non mi stupirei se in un tempo abbastanza rapido si consolidasse un polo di promozione dell'agroalimentare a livello italiano, e di questo polo Verona Fiere potesse essere uno degli attori principali, quindi non uno degli attori che si aggregano per aggregarsi, ma che diventano il fulcro di una possibile aggregazione del sistema promozionale del paese. E non mi stupirei affatto se questa, se oltre a questo passo riuscissimo a fare anche qualche alleanza in ambito europeo. Citavo prima questa crescita delle, noi abbiamo nel settore wine due competitor, da ora in avanti non avremo probabilmente più Bordeaux ma avremo Parigi. Guardando alla Germania abbiamo la Provine, che tanti nostri produttori frequentano e utilizzano per la loro proiezione nel mercato internazionale. Vinitaly è la manifestazione di rilievo che tutti noi conosciamo. Mi pare intuitivo pensare che lo schema a tre potrebbe diventare anche uno schema che si sintetizza e che quindi possa vedere anche in questo settore qualche alleanza, soprattutto in una fase iniziale, ancora una volta per essere forti sui mercati extraeuropei. E in questo schema, quindi questo polo che immaginavo prima, potrebbe essere fare un ulteriore salto in questa direzione e consolidare la propria presenza. Questi due anni e mezzo hanno pesato molto in termini di strategia e anche di concretezza su queste cose, ovviamente, perché tutto il sistema fieristico ha fatto due anni e mezzo piuttosto impegnativi anche dal punto di vista economico. Oggi siamo di fronte a una vera ripartenza, una ripartenza probabilmente anche più rapida di quanto si potesse immaginare. Non citavo a caso prima la Fiera Agricola, che parte proprio con il summit internazionale il 1° di marzo e poi si svolge dal 2 al 5 marzo, ma subito dopo avremo una fiera dedicata alla logistica. Lo ritengo un passo straordinario per Verona, avere a Verona una fiera dedicata a tutte le tematiche, si chiamerà Let Expo. E quindi ha una logistica che guarda al tema della sostenibilità anch'essa, e sappiamo quanto Verona è importante come snodo logistico e quanto la logistica sia importante per i prodotti che noi gestiamo come produzioni sia a Verona sia nel nostro comprensorio e anche in Italia. E subito dopo arriviamo, direi quasi di corsa, a un Vinitaly. E tutte queste sono manifestazioni che stanno dando risultati che sono oltre le attese di quello che non è il piano industriale, ma è il piano che avevamo immaginato della ripartenza. Però essere oltre il piano della ripartenza vuol dire che il mercato è andato più veloce di quanto i benchmark immaginassero, e quindi penso che sarà una primavera per tutti di buona soddisfazione, anche che porrà le basi per uno sviluppo ulteriore di Verona Fiere molto molto importante. Allora, grazie al direttore Mantovani. Ho un'ultima domandina facile per il professor Begali, se no
dobbiamo sfruttarlo, ce l'abbiamo qua. Allora, non ci siamo soffermati, però è chiaro che le politiche europee sono sempre agricole, sono sempre state fondate sugli incentivi e sugli aiuti. Ecco, nel nostro sogno, credo nel sogno di tutti, c'è che prima o poi l'agricoltura cessi di essere un'attività così fortemente sostenuta, così fortemente sovvenzionata, anche perché ci sono tanti altri settori che hanno bisogno di essere sostenuti al di fuori del settore primario. Ecco, c'è la speranza che in futuro la politica agricola costruisca un'agricoltura europea, non dico priva di sostegni, ma molto meno sovvenzionata di oggi? Allora, direi che innanzitutto bisogna un attimo distinguere le cose. Allora, sicuramente l'agricoltura europea ha, lo citavo prima, no? Diciamo, con tutta la prima fase della PAC ha utilizzato dei meccanismi di sostegno che di fatto hanno modificato le regole del mercato, perché ovviamente dei meccanismi che intervenivano sul sistema dei prezzi, no, di fatti hanno portato il mercato interno a diciamo ad essere un po' gestito in modo anomalo rispetto a quella che era la dinamica internazionale. Da lì si è passati invece ad una logica di sostegno al reddito e quello fu anche il principale oggetto di contenzioso con gli Stati Uniti, che invece fin dall'inizio avevano usato una politica di sostegno al reddito. Ma non dimentichiamo che proprio gli Stati Uniti, paese che viene sempre ricordato per l'economia di mercato libero, eccetera, trasferisce al sistema agricolo un livello globale di sostegno che rapportato all'ettaro è superiore al nostro. Ecco, quindi il tema del sostegno all'agricoltura però va visto oggi, secondo me, in termini diversi da questo. Quindi non deve più essere un sostegno al reddito per mantenere il reddito, ma deve essere un sostegno finalizzato al raggiungimento di altri obiettivi, e in primis sono quelli collegati alla transizione ecologica, che evidentemente svolgono una funzione sociale, perché al di là della produzione agricola non dimentichiamo che il settore ha il controllo della maggior parte del territorio nazionale, quindi i 2/3 del territorio nazionale è area rurale, e quindi la minor pressione sulle risorse non può che passare dallo sviluppo, dalla diffusione di pratiche che facilitino questa transizione ecologica. E quindi secondo me si sposterà sempre più da un sostegno diretto all'azienda invece ad un sostegno finalizzato al bene pubblico. Bene, allora con questo auspicio, che credo sia ragionevole e razionale, si chiude anche questa puntata di EuroHope che abbiamo dedicato all'Europa e all'agricoltura. Il professor De Castro l'abbiamo già ringraziato, quindi oggi ci resta ora da ringraziare veramente il direttore Giovanni Mantovani e il professor Diego Begalli, che hanno voluto essere con noi. E ricordo che il 23 febbraio, cioè fra 7 giorni esattamente, alle ore 12, EuroHope continua. Avremo Beda Romano, che è stato un giornalista per tanto tempo corrispondente e attualmente è ancora corrispondente del Sole 24 Ore a Bruxelles, e quindi ci parlerà dell'informazione in Europa. Ringrazio tutti per la partecipazione e arrivederci alla prossima puntata.